Sotto il fuoco dei riflettori, una rotativa. La signorina Beatrice Faccioli taglia il nastro, ma ci vuole un supplemento di spinta perché la bottiglia si rompa. Ora che ha bevuto, la nuova arrivata può cominciare a lavorare. Si tratta di una grande macchina per la stampa offset in 6 colori contemporanei, montata a Roma nello stabilimento Arti Grafiche dell'editore Curcio. Il pittore Giorgio De Chirico è l'ospite d'onore della cerimonia. La rotativa, che è una delle poche esistenti in Europa, è lunga circa 18 metri, è azionata da una serie di motori di oltre 80 cavalli, può stampare fino a 48.000 copie l'ora e si calcola che in una settimana divori 3 vagoni di carta, un appetito che fa venire i brividi a qualsiasi stampatore. La velocità dunque impone i suoi diritti anche nel campo dei lavori tipografici più delicati. Nel caso di questa macchina però non nuoce alla precisione e alla fedeltà delle riproduzioni. Accanto al moderno gigante, il vecchio torchio vorrebbe passare inosservato. Forse si vergogna di essere ormai solo un pezzo da museo?